Ragazzi, te lo dico io. Ok. Allora, prima di, così come abbiamo fatto fuori nel cortile, ricordando tutte le vittime di mafia, in preparazione alla giornata del 21 marzo, al 25esimo anniversario della Fondazione di Libera, anche gli studenti del Maiorana, insieme a voi adulti, insieme al Consiglio Comunale Bebbi, che è qui rappresentato dalle diverse scuole di Avola, e grazie anche al contributo di Robertina al pianoforte, volevamo tutti noi, in assoluto silenzio, ricordare tutte le vittime di mafia. Robertina, puoi iniziare. Grazie. Grazie Roberta, grazie a tutti voi, altro e altrove. In attesa del 21 marzo a Palermo, lascio adesso la parola a Lauretta Rinauro. Grazie. Se non la prendo io non funziona. Grazie Roberta. Don Luigi, se ti vuoi accomodare. Allora, i ragazzi erano in attesa di averti... Si sente o non si sente? Se potete alzare il volume dei microfoni. Ok. Allora, i ragazzi erano in attesa di vederti perché in realtà con Libera questa scuola, ma anche le altre scuole di Avola attraverso il presidio, fanno da anni un percorso di conoscenza, di approfondimento. Posso parlare? Mi autorizzi? Posso? Allora, di conoscenza, di approfondimento delle mafie, dell'antimafia, di quello che è la legalità, la democrazia, l'umanità quest'anno. E in particolare quest'anno con l'Istituto Superiore Maiorana abbiamo fatto un percorso di preparazione con i ragazzi che verranno, laddove effettivamente sarà confermato, al 21 marzo a Palermo. E il tema di quest'anno è altro e altrove. Altro perché ci dobbiamo aprire agli altri e altrove perché le mafie non si sono fermate, ma tu questo lo direi meglio di me, sono arrivate un po' dappertutto, ve l'ha già detto fuori, no? Sono andate oltre la nostra Sicilia, oltre il Meridione, un po' in tutta Italia, adesso all'estero. Ci sono mafie nuove, mafie che si adeguano a quello che è il cambiamento e per questo noi non dobbiamo fermarci. Libera inoltre quest'anno compie 25 anni e quindi ha deciso di festeggiare la giornata della memoria dell'impegno e il suo compleanno a Palermo, perché da lì tutto è iniziato, tutto è partito. È partita la mafia, ma è partita anche la grande lotta alla mafia. L'impegno e anche quella che è la memoria, perché anche la giornata della memoria nasce a Palermo. E allora, proprio per questo oggi abbiamo ospite Don Luigi,
che, come dice lui, non è Don Luigi, ma rappresento noi, rappresenta la nostra associazione e penso che rappresenti tutte quelle persone che credono veramente che il cambiamento parta dal basso, parta dalle piccole azioni che facciamo tutti i giorni. Ieri abbiamo fatto un incontro un po' più intimo. Io sono partita da un'osservazione, l'altra volta l'ho fatta anche a scuola. Attenzione ragazzi, perché il fatto che non viviamo più le epoche stragiste non significa che la mafia non ci sia. Gli slogan, non c'è più la mafia non esiste, io purtroppo l'ho sentito dire anche a ragazzi della vostra età. Questa cosa non è vera. La mafia c'è in tutti i territori, c'è anche nel nostro. Per fortuna c'è anche chi la combatte, c'è chi si ribella, c'è chi negli anni ha denunciato, io spero che si continui a fare questo, perché è un fenomeno che si adegua, è un fenomeno che riesce a infiltrarsi anche negli ambiti in cui spesso, diciamo, diventa meno visibile. E quindi oggi siamo qua non perché abbiamo un ospite importante, ma perché abbiamo un tema importante di cui parlare, che è l'impegno. Perché parte tutto da questo, dal nostro impegno. Non bisogna essere noi, non bisogna essere Don Luigi Ciotti, non bisogna essere magistrati o necessariamente forze dell'ordine per cambiare la terra in cui viviamo in senso positivo. Bisogna essere cittadini per bene, cittadini che hanno valori, cittadini che credono che la legalità e la libertà e la democrazia cammino di pari passo. Questa giornata la vogliamo iniziare con loro, quindi prima di passare la parola a te, loro hanno fatto delle loro riflessioni sulla base di quello che ci siamo detti in precedenza e hanno preparato delle domande. Io ovviamente approfitto per ringraziare tutte le istituzioni presenti, dall'amministrazione alle forze dell'ordine, che nelle attività che facciamo con le scuole sono sempre presenti, molto vicine a noi e molto vicine a Libera. Ragazzi, se vi avvicinate, chi deve intervenire? Alessia Magnano della Quinta G Scienze Umane. Aspetta che prende la penna. La vuoi una penna? Ok. Lei ha affermato: la paura è un sentimento legittimo. È normale sentirsi disorientati di fronte a ciò che non conosciamo, non capiamo, non abbiamo mai sperimentato. Ma se si trasforma in condizione permanente, diventa essa stessa l'ostacolo che ci impedisce di andare avanti, di vivere l'esistenza con il necessario slancio, di sperimentare pienamente la nostra libertà. Elena Artale, Quinta G, quali consigli sente di poter dare lei, che affronta coraggiosamente i rischi delle sue scelte, ai ragazzi della nostra età che si trovano a vivere le piccole grandi paure e delle difficoltà quotidiane? Federica Anastasi, Prima I. Lei ha affermato: credo che il robusto buonsenso che mi è stato consegnato dalla famiglia, sin da piccolo, sia rimasto la mia guida e il mio punto di riferimento. In una società che cambia velocemente e che deve confrontarsi con i meccanismi dell'era dei social, in che modo la famiglia e la scuola, pur dovendosi adeguare al cambiamento, possono ancora mantenere il loro ruolo di guida e di riferimento per le giovani generazioni? Bruno Flavia, Terza G. Lei ha affermato di avere spesso sperimentato il dubbio, non solo verso Dio, ma anche verso il genere umano e verso la giustizia. Quali valori le hanno permesso, nonostante ciò, di continuare il suo impegno nel sociale e di avere fiducia in questo percorso? Ilaria Di Maria, Prima I. Lei ha affermato: costruiremo giustizia e dignità in questo mondo solo quando, al di là delle differenze, ci riconosceremo tutti corresponsabili, tutti parte di un comune destino di vita.
Alla luce della sua esperienza con Libera, pensa che l'associazionismo possa contribuire in maniera incisiva ad alimentare nei giovani il senso di comunità e responsabilità? Aurora Rossitto, quinta G. In lettera aurazzista del terzo millennio, lei afferma che le immagini crude che testimoniano il dramma dell'immigrazione, piuttosto che determinare reazioni di solidarietà o pietà, spesso provocano nei social e non solo commenti rabbiosi e cinici verso i migranti e verso chi prova a soccorrerli. Cosa può fare ognuno di noi nel suo piccolo per contribuire a diffondere uno spirito di tolleranza? Grazie. Penso che ci siano tanti spunti, no? Tutti a femminile, però... Bene, cercherò di portare il mio... Vi ringrazio molto, eh. Vedo che vi siete preparate molto bene. Vedo che c'è un po' di movimento laggiù. Vi ringrazio molto perché ho trovato nel porre le vostre domande... che vi siete documentati, avete fatto ricerca. Io non so se sarò in grado di rispondere a tutto. Vi porto quello che è il mio piccolo contributo e lo riassumo in 3-4 passaggi che mi sembrano importanti e fondamentali. E so che voi avete la capacità di tradurre tutto questo nella riflessione più generale che io mi impegno a fare. Vi devo dire allora questa premessa che mi sembra importante. Dentro questa premessa io porto i miei contenuti. Io non sono un tecnico, ho una laurea, però mi sono laureato in scienze confuse. Poi, senza merito, io sono un radiotecnico, ho cominciato 17 anni, quindi non ero grande sacerdote, da ragazzo. A 20 anni la mia vita sostanzialmente cambia. Io vivo da 55 anni con i poveri e con gli ultimi, il gruppo Abele. Dal gruppo Abele sono nate tante cose, tanti noi, tra cui, dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, nasce Libera. Libera è un coordinamento, attenzione, non è un'associazione, è un coordinamento di associazioni, poi anche di cittadini. E quindi è un noi. Oggi Libera la trovate in tutta Europa e in tutta l'America Latina, la trovate in Africa, perché sono scuole, università, associazioni, chiese. È il ruolo che ci appartiene come cittadini, unire le forze degli onesti per diventare una forza. Gratitudine, l'ho detto poco fa, a tutti, alla magistratura, a segmenti della magistratura, alle forze di polizia tutte, che ogni giorno ci consegnano, tutti i giorni. A volte leggiamo notizie più forti, altre meno forti, a volte non leggiamo niente perché vengono trasformate alcune notizie importanti, ma che la dimostrazione che c'è chi opera nel contrasto. Ma c'è un altro contrasto, che è quello che chiama in gioco noi come cittadini. E guardate che la lettura precisa del gioco delle mafie, oso dire corruzione, illegalità, metteteci tutto un pochettino dentro, lo si deve a un signore, una lettura drastica, lo si deve a un signore che è cresciuto e nato non molto distante da qui,
un sacerdote di nome Don Luigi Sturzo, di Caltagirone. Attenzione che nel 1900 disse questo sacerdote, grande intellettuale, aveva un'idea importante, proprio quella di mettere insieme la gente, difatti era nato un movimento popolare con lui. Don Luigi Sturzo nel 1900 disse: la mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse una drammatica profezia: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. Guardate, è profetico. E non dimenticate che in quel periodo storico furono uccisi 3 sacerdoti che noi nel lungo elenco ricordiamo, ma molti si dimenticano in fretta. Quindi segno di una Chiesa che ha avuto anche lei momenti alti, momenti bassi, ma anche di uomini di Chiesa coraggiosi come Don Peppino Puglisi e come Don Peppe Diana, uccisi negli anni 90 in Italia. Ma già all'inizio del Novecento 3 sacerdoti non si erano voltati dall'altra parte. Allora abbiamo il dovere di una memoria viva. Nessuno deve ingabbiare la memoria nel passato e che resti lì. Noi vogliamo che la memoria sia una memoria viva. Ma come giustamente è stato ricordato, quel gesto di Paloncini per rappresentarli tutti, questo momento di apertura con Robertina che ha suonato in modo meraviglioso, invitandoci a riflettere, perché sono tante le persone che non ci sono più, che hanno speso la loro vita, hanno sacrificato la loro vita direttamente, indirettamente. Allora mi ha fatto piacere vedere arrivare questa colomba con questa fiamma che ci vuole ricordare che la memoria viva è quella che si deve tradurre tutti i giorni in responsabilità e in impegno, perché il mio modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti. Con questa premessa di gratitudine vi devo dire che la legalità, che è una parola molto usata oggi, no? La legalità è anche molto abusata. Ci sono anche dei ladri di parole. Ci sono dei ladri di parole. Perché in questi anni che abbiamo tanto parlato di legalità, c'è chi ha scelto la legalità malleabile e sostenibile. In questi anni è fortemente cresciuta la corruzione. La legalità è una parola importante, perché vuol dire un'attenzione allo sviluppo sociale e alla crescita umana. È fondamentale per creare queste condizioni. Ma rischiamo di farne solo una parola educativa, una parola che molti usano come un lascia passare. Sai, io sono per la legalità. C'è molti che l'hanno usata questa parola per mascherare altro. La legalità non è un valore assoluto, non può essere il nostro obiettivo. È lo strumento per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. Il nostro obiettivo è la giustizia. Le leggi devono essere fatte per il bene comune, per costruire la giustizia. La legalità è lo strumento importante, fondamentale, vi prego, fondamentale, ma non c'è legalità senza uguaglianza, perché abbiamo avuto delle leggi che sono diventate legali, ma che non hanno tenuto conto della libertà delle persone, ad esempio alcune leggi sull'immigrazione. Ma non è una storia di oggi, è anche una storia di ieri. Voi siete giovanissime,
ma quando diversi anni fa arrivò una nave dall'Albania in Puglia con 20.000 migranti, il codice penale in Italia ebbe per 2 anni contro la nostra Costituzione, e ci è voluta la Corte Costituzionale a dire che non era possibile, ci è voluta la Corte Europea a dire che non era possibile, perché abbiamo avuto una legge legale, legge, che però aveva 2 codici penali, uno per i cittadini italiani, ma se un migrante commetteva recidivo dei reati, una maggiorazione di pena, non era possibile. Non c'è legalità senza uguaglianza. La legalità non diventi un lascia passare, come purtroppo è. Deve essere una parola di vita, una parola viva, non una parola astratta, una parola concreta. È lo strumento, è il mezzo importante per raggiungere un obiettivo, non dimenticatelo mai, il nostro obiettivo resta la giustizia, e per noi comincia dalla giustizia sociale. Allora gratitudine a quanti sono fortemente impegnati, ma c'è un ruolo che ci chiama in gioco come cittadini, cittadini responsabili, e tutto comincia dalla voglia di conoscere. Allora l'importanza della scuola, della famiglia, che sono i veicoli principali della dimensione dell'educare, ma non sono gli unici. Il mio sogno che vorrei condividere con voi è la città educativa, non solo sulle spalle della famiglia l'educare, che ha il suo impegno, la sua responsabilità. La scuola è chiamata a fare la propria parte, ma non si può scaricare tutto sulla scuola come qualcuno vorrebbe. La scuola fa la sua parte, famiglia, scuola, ma il sogno è la città educativa, dove tutte le componenti sono chiamate a mettere in gioco la loro parte, a rimettere al centro la persona, le relazioni, le accoglienze, i servizi per i piccoli, per gli anziani, per tutti. La città educativa, dove tutte le componenti sentono profondamente forte questa dimensione. Ecco allora che questa è una nostra responsabilità. Però la risposta a voi la do solo dicendo che noi dobbiamo partire. Dobbiamo partire, e ogni legge nel nostro paese deve partire dalla legge fondamentale, la legge fondamentale del nostro paese. E qual è la legge fondamentale del nostro paese? Qual è la legge fondamentale del nostro paese? La legge fondativa della nostra democrazia e della nostra Repubblica, è la nostra Costituzione. Io dico sempre che se venisse rispettata, tradotta concretamente la nostra Costituzione, non saremmo qui a discutere di certe cose. È il primo testo vero antimafia, anticorruzione, è la Costituzione italiana, venisse applicata. Noi abbiamo tradito molto della nostra Costituzione, perché quegli articoli fondanti sono quelli che tracciano quello che dovrebbe essere il nostro percorso. E la nostra Costituzione ci invita ad assumerci, attenzione, parola chiave che viene prima della legalità, e la responsabilità, i nostri doveri, le nostre responsabilità. E quali sono le responsabilità che ci affida la nostra Costituzione? Perché qui sta la risposta alle vostre domande.
E la prima responsabilità che abbiamo è quella della memoria. La memoria. Perché la Costituzione, no, ci invita a vincere la paura della perdita di memoria e di identità. Perché c'è il rischio che perdiamo anche quella memoria. Perché per sapere chi siamo, bisogna sapere da dove veniamo. Dobbiamo includere la nostra storia in una storia più grande che ci precede e che abbiamo il compito di sviluppare. Ecco il ruolo della scuola che vi consegna delle conoscenze. La nostra Costituzione è nata come risposta alle guerre, al fascismo, al nazismo, alla crudeltà delle leggi razziali, all'ignoranza, ho detto alle tragedie della guerra. La nostra Costituzione nasce da tutto quello. E quindi noi dobbiamo non perdere questa memoria. Oggi c'è una rinascita di forme di fascismo, di razzismi? No. Qualcuno dice ma è un fatto folcloristico, limitato. No, non è una nostalgia malata. Sono dei segni inquietanti che ci pongono delle domande. C'è qualcuno che ha perso quella memoria. Come è stato possibile mandare i forni crematori esseri umani? Com'è possibile? Ma non dimenticatevi che le mafie hanno fatto anche le stesse cose quando hanno preso e hanno sciolto nell'acido delle persone i loro corpi, li hanno strangolati, li hanno ammazzati, c'è una violenza. La lotta al narcotraffico in Messico, dove c'è libera, l'anno scorso ha fatto 35.000 morti. Sono delle cifre impressionanti quello che sta avvenendo sulla faccia del pianeta. Noi leggiamo casa nostra, ma abbiamo il dovere anche di guardarci un pochettino attorno. Ecco la conoscenza, lo studio. Non fermarci in superficie per informazioni di seconda mano o per sentito dire. Allora non dobbiamo perdere, dobbiamo sconfiggere la paura che sente in qualcuno della perdita di memoria e di identità. Noi non dobbiamo dimenticarci di quello che è successo. Allora da qui nasce anche la paura dell'altro, dello straniero, del diverso, che è una delle paure più pericolose, perché genera ostilità, aggressività e respirate anche odio. Vedete dell'odio, odio. Non so, vi prego, non sottovalutiamo tutto questo. E grazie che mi avete posto una domanda proprio in base a quella lettera che io ho scritto a un razzista del terzo millennio. Una lettera di grande rispetto. Una lettera che è stato questo piccolo volumetto che ha avuto centinaia di migliaia di copie. Io l'avevo scritto per i referenti di Libera e del gruppo Abele. E poi è nato in libreria. Migliaia di copie. Per i contenuti, per i volti, per le storie delle persone, non certo per chi ha scritto, perché i protagonisti sono anche le fatiche delle persone. Ecco, ma la radice del male, per rispondere a una vostra sollecitazione, la radice del male è l'ignoranza. Perché si odia quello che non si conosce? Conoscere
ti permette di smettere di odiare, perché quando incontri le persone c'è relazione, scopri la loro storia, quello che sta dietro quei volti, a volte le nostre semplificazioni ai nostri pregiudizi. Conoscere e scoprire che l'altro è meno diverso di quello che ci appare. Ecco allora che è importante vincere le paure. E allora la prima responsabilità che ci affida la Costituzione è quella della memoria. Dobbiamo conoscere e fare conoscere da dove nascono quelle pagine di lotte, anche di sacrifici e di impegno. Ecco allora, la seconda responsabilità che ci affida la Costituzione, la vedete tu voi. E poi avete la meraviglia di vostri professori che si inventano di tutto per darvi una mano a costruire questi percorsi. La seconda responsabilità è la conoscenza. La libertà che la Costituzione consegna richiede la capacità a tutti noi di conoscere per scegliere, perché se non conosci non scegli, per decidere ma anche per schierarsi. Vi affido due parole terribili per me, da cui prendere tutti insieme, piccoli e grandi, le distanze. La prima parola sono i neutrali, le persone neutrali. Quelli neutrali, non si può stare neutrali. La seconda parola molto pericolosa sono i mormoranti, quelli che stanno zitti, ma poi quando sono nei salotti, sono in giro, giudicano, etichettano, scemano zizzagne, i mormoranti, zitti, ma poi in altri luoghi, alè, e alimentano il pettegolezzo, i giudizi, i pregiudizi, le etichette, fanno male, perché sono sotto traccia, in ogni territorio li trovate, i neutrali e i mormoranti. La nostra Costituzione ci invita alla conoscenza, conoscere, che ti permette di scegliere, decidere, vi prego, schierarsi. Non si può scegliere bene, è il bene, se le nostre vedute sono ristrette, i nostri saperi superficiali e di seconda mano, non si può scegliere bene. Abbiamo bisogno di scendere in profondità. È il vostro compito di studiare, ma anche il mio, perché non è che uno è andato a scuola, io ho fatto radiotecnico, immaginate voi, se poi non ti aggiorni. Il mondo cambia. Io ho cominciato a 17 anni che non c'era l'eroina, che arriverà anni dopo, ma c'erano giovani che prendevano farmaci, se li procuravano. In quei tempi era molto facile, e poi al bar si facevano dare dei superalcolici, facevano miscuglio, si drogavano così, sballavano così. Arriverà l'eroina, sarà una tragedia immane. Quando io ho cominciato non si parlava di un'altra forma di dipendenza, le anoressie, le bulimie, il cattivo rapporto con il cibo, col proprio corpo. E l'ultimo dato fatto dagli organismi seri ci parla che 3 milioni di italiani, uomini e donne, vivono questa forma di dipendenza. Perché si pensa sempre alla droga, quella droga, ma ci sono altre cose di cui dobbiamo insieme riflettere. Io che vivo in un gruppo da 55 anni, che è nato con me da ragazzo, oggi accogliamo persone che vivono la dipendenza da internet, dal telefonino,
dal web, abbandonano la scuola, tutto nel virtuale, si chiudono in una stanza. Un fenomeno che si sta allargando, è una forma di dipendenza impressionante. 3 ospedali in Italia hanno aperto dei reparti per questa patologia. Abbiamo aperto le accoglienze perché è complicato, difficile. Non c'è una sostanza di mezzo, c'è uno strumento che non deve essere criminalizzato, è l'uso che ne fai. Ti crea dipendenze perché perdi le relazioni, non si può vivere solo di contatti. C'è il rischio con quegli arnesi che sono importanti se usati nel modo giusto, ma lì tutto di corsa, tutto di fretta, si passa da una cosa all'altra, viene meno l'attenzione, il senso critico. C'è il rischio della digitalizzazione dell'esistenza. Digitalizziamo l'esistenza. C'è qui quegli strumenti con un dito solo, un dito della mano li sta usando, un dito, non c'è bisogno di altro. Ieri sparavano, oggi a certi livelli le organizzazioni mafiose con un dito, attraverso i loro canali, le loro complicità, i loro grandi consulenti sulle piazze finanziarie del mondo, con un dito premono pulsante e spostano il denaro, spostano i loro affari. Noi dobbiamo essere molto attenti a questi, no? Perché le organizzazioni mafiose, lasciamo stare un po' quelle tradizionali che voi conoscete e i loro nuovi volti, cioè, lasciamo stare. Io ero a Londra qualche mese fa, l'ambasciata aveva organizzato un incontro sulle mafie, l'ambasciata a Londra, Inghilterra, c'erano lì i bravissimi ricercatori, i ragazzi di Libera, dove emerge, guardiamo un po' fuori, che le organizzazioni mafiose sono sempre più intelligenti dal punto di vista tecnologico, finanziario, nuovi intrecci, nuove vocazioni criminali, nuove strategie di penetrazione. Ripeto, qui avete dei maestri, che continuano i tradizionali interessi e presenze sui territori. Poi si aprono finestre nuove, eccetera, eccetera. Ma voi li trovate anche le nostre mafie. Le trovate oggi sulle diverse piazze finanziarie. Con un dito si possono fare grandi operazioni. Il business mafioso transnazionale e globale. I livelli sempre più sofisticati. Allora noi guardiamo in casa nostra, guardiamo le mafie tradizionali, vediamo loro muoversi qui. Gratitudine, riconoscenza al loro lavoro. Vi prego, io lo dico con affetto, perché conosco i sacrifici che vedo fare da quanti stanno lottando tutti i giorni nella magistratura. Poi in tutti i contesti ci possono essere delle ombre, in tutti, che fanno poi chiasso, più notizia. Ma noi dobbiamo cogliere quanti tutti i giorni si spendono in grande silenzio, parlano i fatti e giustamente chiedono più strumenti, più mezzi, più tecnologie anche in casa nostra, più attenzione. Però attenzione, che le mafie oggi, c'è la mafia economica, finanziaria, il dato criminale, c'è una lettura più ampia al di là dei nostri singoli territori. Allora il bisogno della
conoscenza, non essere persone superficiali. La terza responsabilità che ci affida la Costituzione è proprio quella dell'impegno. La Costituzione non ammette una cittadinanza formale e intermittente. Ma sì, lo faccio secondo dei momenti. No, ci vuole una continuità. Non prevede che ci occupiamo della cosa pubblica, cioè di tutti, solo in determinate circostanze, per le elezioni. Allora, per le elezioni si muovono tante cose, e poi oggi se ne muovono anche poche per le elezioni, però a volte vedete che c'è più movimento, bagarre, piazze. No, la nostra Costituzione ci invita nei suoi articoli fondanti alla continuità dell'assunzione del nostro impegno. La terza responsabilità quindi è proprio quella dell'impegno. Ci chiede di essere cittadini a tempo pieno, partecipi, attenti, informati, pronti a denunciare le ingiustizie, ma pronti anche a rimboccarci le maniche per la nostra parte, contribuire al cambiamento che desideriamo in noi. Anche noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. E la quarta responsabilità che ci affida la nostra Costituzione, l'avete capito, è la corresponsabilità. La legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, non chiede obbedienza. Non chiede l'obbedienza alla Costituzione, ma molto di più. Chiede corresponsabilità, che ognuno faccia la propria parte, che ognuno si assuma la sua parte di responsabilità, ossia l'impegno a essere liberi con gli altri e per gli altri. Sono queste la Costituzione, sono queste gli impegni che ci chiede: la memoria, la conoscenza, la responsabilità dell'impegno, la responsabilità della corresponsabilità. La Costituzione non basta conoscerla, dobbiamo farla diventare cultura e costume, trasformarla dalla carta dove è scritta in carne, in vita vissuta. Allora il linguaggio della democrazia che la Costituzione ci consegna è la corresponsabilità, è l'alfabeto del noi, non il monologo dell'io, chiaro? È noi che vince. Allora le vostre sollecitazioni, le vostre domande, no? Ci invitano proprio a fare questa riflessione e da parte nostra ad assumerci di queste responsabilità. Lo so, chi è che mi ha fatto la prima domanda sulla paura? C'è uno di voi che ha fatto la domanda sulla paura? La prima, chi era? L'avete, brava. Oh, come ti chiami? Bellissimo, che bel nome. Alessia. Dobbiamo liberarci dalle paure. Dobbiamo darci un po' una scrollata. Stai attenta, Alessia. Ti consegno le 5 paure che oggi gli italiani vivono. Molte sono alimentate. C'è chi ha interesse a creare disorientamento e paure. Alcune sono reali, ma se ci mettiamo insieme si possono superare. La prima paura da liberarsi è quella della solitudine, del sentirsi soli, abbandonati,
paura che deriva dalla perdita di legame sociale, del senso di comunità in tante realtà. È una paura che invade oggi, non dico dappertutto, ma io lo vedo in tante realtà, invade una società frantumata, dove i rapporti si sono deteriorati. Ma non dimenticarti che insieme al disagio visibile, quello visibile che vedi, di cui si parla, è cresciuto anche un disagio invisibile, che cresce dentro le quattro mura di casa. Quante solitudini. E quando vedi delle esplosioni di violenza, di un padre che butta giù dalla finestra il bimbo, violenza nelle quattro mura, no, leggi delle cose impressionanti, femicidio che cresce, allora uno deve fermarsi, deve interrogarsi. C'è il visaggio visibile, ma è cresciuto quello invisibile, perché è una società che si è scretolata, vengono meno le relazioni umane, c'è un momento di fatica, di altre paure che alimentano queste solitudini, ad esempio la paura del cambiamento, paura che nasce dal vuoto culturale, dall'analfabetismo di ritorno, dalla incapacità o difficoltà di leggere i cambiamenti. Però la paura del cambiamento, io vedo molti papà e molte mamme che onestamente sono preoccupate per il futuro dei figli, perché oggi in Italia 2 milioni di ragazzi hanno terminato gli studi e non trovano lavoro. 2 milioni. E un padre o una madre si preoccupa per il futuro. Non sai quale sarà il cambiamento. Oggi non trovi. Molti devono andare all'estero, molti girano per l'Italia, molti si sentono frustrati perché non riescono a trovare uno sbocco. Vedi i genitori che soffrono per tutto questo. La paura del cambiamento è un'incognita, non si capisce. Un giorno ci dicono una cosa, un giorno ci dicono un'altra. Ma c'è anche la paura economica, che incide moltissimo. Perché questo è un sistema che non protegge più le persone, che a volte le mortifica. Il lavoro. Lotta alla mafia vuol dire lavoro e scuola. Può sembrare una semplificazione. Lavoro che dà la libertà, la dignità alla gente. Magari non si risolverà tutto, ma non abbiamo questi numeri, non avremo questi 165 anni. Il lavoro vero, non forme di sfruttamento nel lavoro, non tutto precario, tutto ridotto, che crea stabilità, insicurezza. Lavoro, non prestazioni occasionali, a volte indignamente retribuite, che alimenta le disuguaglianze. È stato smantellato in Italia lo Stato sociale, che era il pilastro, che dava delle garanzie. Guarda sulla salute, tutto si ristringe, si modifica, in nome di un dato, l'economia. E si penalizza la gente. La scuola. Quando i vostri professori, ragazzi, vi aiutano a fare questi percorsi come stamattina, gli altri, signorina, scusi, quando i vostri professori vi aiutano a fare questo, vi accompagnano, non lo fanno solo per professione, lo fanno anche per vocazione. Non dimenticateli, voglieteli un sacco di bene, perché nessuno glielo stabilisce nei programmi. Quando lo fanno perché lo sentono, perché vi vogliono bene. C'è una vocazione dentro di loro. Ma nonostante questo, la scuola italiana è il fanalino di coda.
noi perdiamo un giovane su tre nei primi 5 anni delle scuole superiori. Le nostre università, che sono in molti luoghi eccellenze, però si perde il 40% degli studenti per strada. Abbiamo le tasse più alte e gli investimenti più bassi. Allora voi capite che potremo discutere ore e ore. Io non ho nessun titolo, sono piccolo, fragile. Vi porto la mia riflessione, rispondo alle vostre sollecitazioni, le allargo in una visione più ampia e vi dico grazie. Però scuola e lavoro, servizi sociali, che cosa vuol dire anche l'arte? Quando dico arte dico musica, dico sport, proprio come pratica di relazioni, di socializzazione, dico il cinema ben fatto, dico la danza, dico il teatro, ad esempio. Guardate che sono strumenti importanti quando l'etica e l'estetica, il bene e il bello, si saldano insieme, è una meraviglia. Ed è bello vedere tutti quei, però bisogna favorirli, incoraggiare, creare gli spazi, creare le condizioni, crederci. Si fanno delle cose, ma molti sono tagliati fuori. E allora in questo senso, no, eccetera. Allora le paure, quella della memoria, della perdita dell'identità che ho appena detto, e anche la paura del diverso, dello straniero. Noi dobbiamo... Sono legittime le paure. Io non so quali siano i vostri riferimenti, ma mi permetto di consegnarvi 10 righe di Papa Francesco, figlio di italiani emigrati, i nonni col loro bambino che poi troverà una stupenda ragazza, quello che il papà di Papa Francesco, nato in Italia, con i suoi genitori va in Argentina e troverà una stupenda ragazza argentina, si sposano e nascono, è nato tra cui Papa Francesco. Ma attenzione, e quindi lui ha una grande sensibilità. Un giorno, io lo vedo spesso per impegni, e un giorno mi ha detto: lo sai che i miei nonni dall'Italia avevano già prenotato una nave per andare in Argentina. Vivevano in provincia di Asti, a Porto Comaro. Avevano già prenotato la nave per andare in Argentina. Poi non ce l'avevano fatta coi soldi. Non ce l'avevano fatta. Disdicono quella nave. Attenzione, cosa succede? Disdicono quella nave. Ne prenderanno un'altra mesi. Tanti mesi dopo. Ma se Papa Francesco fosse qui, lo racconterebbe a voi con la sua semplicità, come l'ha raccontato a me, direttamente, così come si fa. Quella nave sulla quale avrebbero dovuto salire i suoi nonni col loro bambino, che diventerà il papà di Papa Francesco, e la nave Mafalda, andata a picco con centinaia di italiani morti, affogati. E prima della nave Mafalda, la storia ci consegna la nave Sirio con 500 italiani morti, affogati. Ecco il dovere della conoscenza, la storia, di non essere superficiali, di metterci un po' nei panni degli altri. E Papa Francesco a un certo punto ha detto queste parole, e voi capite perché le dice.
perché a volte quando noi prendiamo la parola è perché c'è qualcosa qui dentro che ha segnato la tua vita. Papa Francesco dice: le paure sono legittime, fondate su dubbi. Mi avete posto la domanda, bravissima. I dubbi, non dimenticartelo mai, sono più sani delle certezze. Porci dei dubbi è un segno di onestà, di intelligenza. Io ti ringrazio, che vi ringrazio, hai posto una domanda. Io mi pongo dei dubbi: faccio bene quello che sto facendo? Posso fare altro? Posso fare meglio? Sento il bisogno del noi. Io so che sono piccolo rispetto alla complessità. Ecco allora che ci mettiamo tutti insieme. Questa stupenda persona che è giorni che incontro un po' dappertutto. No. Che mette insieme. Uno dice: ma perché c'è anche chi scrive: ma che cosa servono i palloncini? C'è chi attacca, firme che si credono grandi giornalisti, e invece qui si lavora sulle coscienze, si danno gli input, si cerca di costruire veramente un'impostazione qui che cresce, che fa la nostra parte. E Francesco, quindi, pensate, lui ha vissuto tutto questo. Ecco perché dice: le paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Perché, dice il Papa, non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprendere i pensieri e le esperienze. È vero, proviamo a pensarci. Paure dunque, attenzione lo dice il Papa, che non costituiscono un peccato. Non è un peccato avere delle paure, porci dei dubbi, perché peccato, attenzione, è lasciare che queste paure determinano le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettono il rispetto e la generosità. Non abbiate paura di avere dei dubbi, di porci degli interrogativi. Poi c'è il dovere di capire, di conoscere. Il peccato è lasciarci travolgere da tutto questo e costruire muri, e respingere, e giudicare, etichettare, ma anche tra di noi. Quando è andato giù il muro di Berlino? L'avete parlato a scuola, quest'anno erano 40 anni. Era l'ultimo muro in Europa, divideva la Germania da ovest dall'est. In realtà non era l'ultimo muro, perché l'ultimo muro è stato quello di Gorizia in Italia, che ci divideva dalla Slovenia, che è stato abbattuto anni dopo. Ma quello era il muro più importante. In quel momento che è andato giù il muro di Berlino, che il mondo ha respirato, nel mondo c'erano 16 muri. Oggi sono più di 70. Invece che andare indietro, sono cresciuti i muri. E il continente che ne ha realizzati di più è l'Europa, soprattutto dal 2014 in qua, per il terrorismo. Allora bisogna difendersi dal terrorismo, la crisi economica, l'invasione dei migranti. L'Europa, culla della civiltà, ha costruito negli ultimi anni più muri. Allora capite che le vostre domande
sono importanti e fondamentali. Peccato è rinunciare all'incontro con l'altro, con il diverso, con il prossimo, che è di fatto un'occasione privilegiata, lo dice il Papa, dell'incontro con il Signore. L'importanza dell'incontro con l'altro come fondamento del nostro essere umani. E allora è bella la vostra domanda, non avere paura dei dubbi, è un segno di intelligenza. Io ne ho tanti, sai, io ogni volta che li ho cerco di documentarmi, di chiedere, di ascoltare, di assumermi di più la mia parte di responsabilità. Perché man mano che andrai avanti anche tu, no? Crescerai, assumerai più responsabilità, ma gli anni voleranno e quindi quello che hai studiato, imparato in un certo periodo storico, ti troverai altro. Ti auguro, vi auguro, di andare incontro al futuro, non di attenderlo arroccati delle nostre paure, nei nostri dubbi. Dobbiamo andare noi incontro al futuro. Non stare a aspettare, intanto vediamo cosa fanno, noi facciamo la nostra parte. E man mano che andrete avanti, come capita a me, a lei, a tutti, capita a voi, bisogna sempre un po' aggiornarci, non imprigionare le cose nel passato, leggere il presente. Lo scenario che si affaccia sulla faccia di questa terra. Quali sono i valori? I valori, i valori. Guarda, io continuo a lottare in noi l'impegno collettivo per la giustizia. La legalità non è un valore assoluto, è un prerequisito. È lo strumento, l'obiettivo resta la giustizia, la fraternità e quindi l'accoglienza. L'accoglienza è la vita che accoglie la vita. L'accoglienza è un atto di civiltà. Dobbiamo mettere in gioco le relazioni per riconoscere le persone. Non basta accorgersi che gli altri esistono attorno a noi. Dobbiamo sentirli dentro di noi. Lo so che costa. E quindi il nostro impegno per la giustizia, per la libertà. Chi è povero non è libero. Chi è senza lavoro non è libero. Le mafie e la corruzione sono parassiti che ti logorano, che scavano dentro, che ci impoveriscono tutti, che non ci rendono liberi. Tanto è vero che sono 165 anni che ne parliamo, nonostante le grandi cose che sono state fatte. Ma se non si affrontano gli altri nodi e si scarica sempre in una direzione e si aspetta dall'alto che altri facciano, e allora impegniamoci per la libertà, per la dignità delle persone. Mi è stato chiesto se le associazioni possono contribuire e sono fondamentali. Sono fondamentali. Vi porto un esempio che mi sta a cuore. Io ricordo la Palermo di 40 anni fa. Oggi Palermo, porto un esempio, ma è un'altra città. Le mafie sono vive, ma non governano più a Palermo. C'è un'altra politica che governa, ma loro sono vive. Anche perché, nonostante le grandi operazioni che sono state fatte, quei vuoti, frutto di lavoro, di arresti, di grandi operazioni, vengono già riempiti da altre generazioni.
Il bravo questore mi spiegava mesi fa, tanto ci incontriamo, lo conoscevo quando ero un ragazzino, no, che quelli che al maxi processo sono stati condannati a 30 anni sono tutti usciti. Sono passati 30 anni. E avete visto che alcuni degli arrestati anche negli ultimi tempi erano di quelle figure storiche che dopo 30 anni e più sono uscite e qualcuno ha riprovato a ricostruire. Ma c'è una differenza. C'è una differenza. Attenzione, non perdete il passaggio. Anni fa, scoprire. Perché mafia e corruzione non sono un avversario che gioca a viso aperto. Bisogna andare a scovare, no? Ci vuole lavoro, impegno. Oggi la differenza è che dopo 5-6 mesi trovi già dei collaboratori. Anni fa ci volevano anni. Molto sta cambiando. Anche se mafie sono vive. E basta vedere, voi siete bravi, se andate sul sito della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, è accessibile, trovate la fotografia dell'oggi. Uno può riuscire un po' amareggiato perché vede tutti questi nuovi fermenti. Ma quante cose positive ci sono. Per me essere qui con voi oggi, anni fa, tante scuole, tanti momenti, insieme, con questa forza, è un segno di grandezza e di grande positività. E allora forza, forza. Ma una cosa importante a Palermo è davanti agli occhi di tutti, nei quartieri più difficili, nelle periferie più scomode, è la presenza di cooperative, di associazioni, di movimenti, di espressioni varie, varie, di studenti che nella scuola si battono per queste cose, che chiedono agli insegnanti di aiutarli in questi percorsi. Tutto questo contribuisce. Molte cose stanno cambiando, anche se loro sono apparentemente forti, ma noi dobbiamo esserlo ancora di più. E il cambiamento, perché possa riuscire, ha bisogno di una rivoluzione culturale, di una rivoluzione anche delle nostre coscienze, di rivoluzione in questo senso di cittadini, di cittadini. Credo di avere risposto, credo, a parte delle vostre sollecitazioni e delle vostre domande, ma vi voglio dire ancora una cosa. Non abbiate timore di sentirvi io, voi, fragili. Perché a volte ci sentiamo fragili, no? Il fatto quello che succede, la complessità, i dubbi. Tu non ti senti qualche volta fragile rispetto a tutto quello che ci circonda? Non dobbiate temere. Non abbiate temere, piccoli, grandi che siamo, di sentirci fragili. Perché fragile è la condizione umana. Il saperlo è ciò che ci rende più forti. Una società forte accoglie e riconosce la fragilità degli altri. Una società che si chiude, che innalza i muri, che respinge i migranti, i poveri, i diversi, allontana la fragilità degli altri per non riconoscere la propria fragilità. Oggi noi, l'Italia, il paese che io amo come voi, io lo amo il mio paese, e lotto perché amo il mio paese. Lotto perché cambiano le cose, perché possiamo cambiarle insieme, perché ci siano meno poveri, meno ingiustizie, più risposta ai bisogni profondi della gente. Noi siamo una società debole che si crede forte.
Chi non riconosce le proprie fragilità difficilmente riconosce quelle degli altri. Il 20% delle persone più ricche in Italia, occhio, detiene il 72% della ricchezza nazionale. Vi pare possibile che il 20% più ricco d'Italia detenga il 72% della ricchezza nazionale? C'è un altro 20% medio ricco che detiene il 15,6% della ricchezza nazionale. Il 60% più povero detiene il 12% della ricchezza nazionale. Basta dire questo per parlare delle nostre, anche in casa nostra, degli squilibri e delle ingiustizie. Il dovere di conoscere, non nella retorica, non nella demagogia, ma nella verità. La documentazione seria. Quando io vado a parlare, arrivo con i miei appunti, con i dati, con lo studio. Se no, alimentiamo false verità. Nessuno può manipolare la verità. Purtroppo molti la manipolano. Molti ne fanno un'approssimazione o un'appropriazione. Non, la verità è verità. Alcune sono molto scomode, che dobbiamo anche dircele. Come dobbiamo dirci che oggi 258 milioni di persone, ho detto 258 milioni di persone, stanno cercando una terra. Fuggono per agenti e catastrofi ambientali, ma fuggono anche dalle guerre. Allora vi consiglio, per chiudere, i quattro grandi problemi che dobbiamo tenerne conto. Voi siete bravissimi. Nello scenario mondiale, anche se molti di voi siete piccoli, ma i vostri professori vi danno una mano poi a tradurli in classe. Io ve li consegno per titolo, purtroppo. Ma non si può non tenere conto. Non possiamo solo guardare a casa nostra. Dobbiamo guardare quello che sta succedendo sulla faccia del pianeta. Primo, attenzione. I vostri professori possono darvi una mano, loro sono bravissimi. C'è la caduta della democrazia in molti paesi del mondo. Torno dittature. C'è chi spinge per il sovranismo e i nazionalismi. Sulla faccia di questa terra c'è la caduta in tante realtà della democrazia. Un grande pericolo. Vediamo personaggi che sono dittatori. Ne parliamo, ne discutiamo. Noi vediamo solo quello che... Secondo, ha ragione Papa Francesco, che è in atto la terza guerra mondiale. È fatta a pezzi. Sono 30 i conflitti in questo momento. Siccome la guerra uno non se la fa da solo, sono 30 conflitti, 30 guerre in atto. Noi leggiamo quelle che ci sono vicine, quelle che toccano anche i nostri interessi e le altre. Sono dagli 80 alle 90 nazioni in guerra. Terzo, andiamo veramente verso la catastrofe ecologica. Non devo spiegarlo a voi, che molti di voi siete scesi per le strade a manifestare. Non fermatevi solo agli slogan, che sono stati importanti, sono importanti. Il dovere di scendere in profondità. E anche noi dobbiamo lottare per la tutela della natura.
ma anche per la giustizia sociale. Perché tutela della natura e giustizia sociale vanno considerate come un binomio inscindibile, facce di un'unica medaglia chiamata vita. Noi lottiamo per la vita. Quanti sono gli esseri umani, la percentuale nel mondo degli esseri umani? Lo chiedo a voi, che siete bravissime. Provateci, dai. Quant'è la percentuale degli esseri umani sulla faccia della terra? Forza, siete bravissimi. In percentuale, secondo voi, quanto hai detto? 15%? Io vi porto il dato scientifico, vi prego. Vi porto il dato scientifico. Fermi! Fermi lì. Gli esseri viventi, attenzione, gli esseri viventi sulla faccia della terra, l'85% sono vegetali, piante, fiori, campi. Quindi i vegetali, le piante, sono l'85% di esseri viventi. Gli esseri animali, gli esseri umani sono il 3%. Siamo pochissimi. È il dato più scientifico, quello che ci consegnano i grandi ricercatori. E quando io vedo quelle immagini, la mano con la terra, con la pianta che cresce, deve essere tutto capovolto. Sono le piante che ci danno da vivere. E le piante c'erano già prima, milioni di anni fa, prima degli esseri umani. Questa è la sesta estinzione di massa. La quinta è avvenuta 65 milioni di anni fa, i dinosauri, con una perdita impressionante di esseri sulla faccia della terra allora. Ma questa è la prima estinzione di massa di cui l'uomo è protagonista. Allora il grido della terra è il grido dei poveri. Un papa ha voluto fare un'enciclica, Laudato Si, che vuol dire l'invito alla contemplazione, ma il sottotitolo, o meglio nel titolo, la cura della casa comune. Ecco perché dobbiamo batterci per i diritti della natura, ma anche per i diritti umani. Non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. È la quarta dimensione. Ricordate la prima, la caduta della democrazia in tante realtà, la seconda, la terza guerra mondiale a pezzi, la catastrofe ecologica. La quarta è prendere coscienza che corruzione e mafia sono sulla faccia di questa terra e che ci mangiano da dentro, ci impoveriscono. Tocca a me, tocca anche a voi assumerci di più questa parte. Allora vi auguro tanto coraggio, perché senza coraggio la vita è meno viva. E l'errore più grande è vivere senza avere davvero vissuto. I neutrali, i mormoranti, quelli che dicono agli altri di fare. Io so che voi siete bravissimi. E si comincia dalle piccole cose.
So che molti di voi siete già impegnati, fate delle cose, ci mettete testa e passione. Grazie. Allora, grazie Don Luigi, perché le tue parole ci scuotono sempre, scuotono la nostra coscienza, i pensieri. Io penso ai vostri, sicuramente, siete stati bravissimi perché siete stati attentissimi. E siccome l'ho già detto ieri, è impossibile poi trovare parole dopo che parli tu, però ci tenevo a dire, Don Luigi all'inizio ha citato la Costituzione, no? La nostra carta costituzionale. Molti di voi si avvicinano a un'età in cui avranno diritto al voto, che è anche un dovere. Io vi chiedo di non dimenticare mai quello che dice l'articolo 1 della Costituzione, che dopo aver detto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dice che la sovranità appartiene al popolo. Non dobbiamo sempre aspettare che qualcuno faccia per noi, non dobbiamo delegare. Attenzione, tutto quello che succede intorno a noi è il frutto delle nostre scelte. E con quella X che presto andrete a mettere, che vi darà quel senso di essere adulti, di essere diventati cittadini, in realtà sceglierete le sorti non solo della nostra città, del nostro paese, della nostra regione, a secondo di quello per cui andrete a votare, ma sceglierete il vostro futuro. E quindi attenzione, l'invito di oggi è essere bravi cittadini. E la seconda cosa, mi dispiace che tu oggi non l'hai raccontata, però a me questo racconto piace tanto. Come è nato il 21 marzo, e siccome noi oggi qua ci siamo incontrati anche per il 21 marzo, in due parole lo dico io perché non ti faccio riparlare, però l'idea che la memoria e l'impegno camminano insieme è una cosa importante. Don Luigi si è ritrovato dopo un anno dalla strage di Capaci a... si è ritrovato alla commemorazione, no? Un momento di ricordo, un momento di preghiera, e in mezzo a tutte le autorità si è trovata accanto una mamma, che lui dice come lui, piccola piccola, che però aveva un pianto straziante. Una signora, anzi, lui all'inizio non sapeva chi fosse, no? Questa signora a un certo punto ha detto: perché ricordano tutti e poi non ricordano il nome di mio figlio? Ed era la mamma di Antonino Montinaro. E da lì è nata l'idea della giornata della memoria, è nata l'idea della giornata della memoria e dell'impegno, perché tutti quei nomi sono importanti, perché non è vero che erano persone che erano al posto sbagliato, nel momento sbagliato, erano persone che erano al posto giusto, erano persone che stavano svolgendo il loro lavoro, erano persone che magari in un momento qualunque erano al bar vicine ad un amico e casualmente sono state travolte dalla mano della criminalità. Era gente che si adoperava per quella giustizia di cui Don Luigi ha parlato prima. E allora attenzione, che il nostro esserci oggi, esserci il 21, impegnarci nei prossimi giorni serve proprio a questo, affinché quei 1000 nomi circa che ricordiamo il 21 marzo non siano solo semplici nomi, ma siano spunti, siano pungolo per la nostra azione di cambiamento e per il nostro impegno. Grazie Don Luigi e grazie ragazzi per essere stati qua attenti. Grazie alla scuola. Allora, prima di avviarci alla conclusione, volevamo completare questo momento. Abbiamo iniziato con un brano musicale grazie a Robertina. Ora adesso si alzerà Flavio e si preparerà per il brano conclusivo, e volevamo, in occasione di questa giornata, in preparazione del 21 marzo altrove, giorno 21 marzo a Palermo, ci stiamo preparando, volevo ringraziare in modo particolare, caro Don Luigi, i professori che hanno lavorato con gli alunni delle scienze umane e dell'enogastronomico per questa giornata, che non è solo il 21 marzo, ma da lì si riparte per il prossimo 21 marzo, un impegno continuo, costante, che questa scuola, caro Don Luigi, ha sempre fatto,
sia come il giorno della, con il giorno della memoria delle vittime di mafia, il 21 marzo, e sia per il 23 maggio. Due anni fa abbiamo avuto anche la professoressa Falcone, che con noi ha condiviso anche le esperienze che noi abbiamo vissute insieme. Lei poco fa citava e ricordava il nostro impegno da educatori, da insegnanti, da genitori. Voglio anche ringraziare i ragazzi che sono qui in Aula Magna, che hanno dato l'opportunità alla scuola di vivere un'esperienza straordinaria, che è la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Lei poco fa, tu poco fa, Luigi, citavi il gruppo Abele, che anche lì accolgono vittime, ragazzi, giovani che sono così drogati, fra virgolette, dalle dipendenze dai media, dalla nomofobia, dalla dipendenza dal telefonino, dai telefonini. Un gruppo di ragazzi hanno realizzato uno spot straordinario che ha dato l'opportunità, vedo anche qui la dirigente, la professoressa Stancanelli, abbiamo condiviso insieme con il progetto Scuole Digitali quello di elaborare dei video, no? Spot per arrivare nelle famiglie, nelle scuole e diffondere la cultura dell'uso corretto dei media. Quindi volevo ringraziare tutti i professori che insieme ai progetti con Libera sulla legalità, ci sono anche questo gruppo ampio di genitori che lavorano anche con noi per evitare affinché i figli rimangano incastrati da questo, da questa terribile malattia e dipendenza. Quindi grazie al dirigente, che purtroppo oggi non c'è, volevo rivolgere anche a lui un applauso perché sta un po' male, quindi grazie anche al presidente Avanteri e a tutti i professori che hanno realizzato questo incontro con Libera. Quindi adesso concludiamo questo momento con un brano musicale. Grazie Flavio. Grazie Flavio, Flavio e Luigi. Grazie Flavio. Volevamo per l'occasione ancora ricordare e ringraziare il Consiglio Comunale Bebbi, che è qui presente con noi, il primo circolo della Scuola di Amicis. Un applauso ai bambini della Scuola di Amicis che sono qui con noi. Anche il terzo istituto comprensivo Capuana, un applauso anche ai ragazzi, grazie. All'associazione Superabili, all'AFI, all'Ipera e a tutte le associazioni che oggi sono presenti qui con noi. Allora
concludiamo questo momento con la frase che Don Ciotti ci ha consegnato, che Don Luigi ci ha consegnato: vi auguro tanto coraggio, portiamo a casa questo messaggio. Grazie ragazzi, ritorniamo a casa, nelle nostre aule.